Amiche e amici di Rossini TV, benvenuti a una nuova puntata di Casa Rossini, in questa formula che abbiamo inaugurato quest'anno e che prevede per ogni puntata un ospite, ma oggi ci contraddiciamo subito perché invece in questa puntata di ospiti ne abbiamo due e diamo a loro il benvenuto. Buongiorno. 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 Diamo il benvenuto a Silvia Berzigotti e a Marco Mammano del Maya Club. Sono insieme perché insieme hanno fondato e conducono con grande successo da molti anni questa bellissima attività. Sì, siamo partiti nel 98 a Pesaro, diciamo così, prima partito nel 91-92 a Miramare di Rimini, poi abbiamo deciso di venire a Pesaro e a Pesaro ho incontrato mia moglie, è diventata mia moglie nel 2000, siamo stati insieme in questo percorso, avevamo due negozi. E poi pian piano ho iniziato a fare un po' di figli, io e mia moglie abbiamo praticamente 3-4 figli. 3-4, 4. Perché la quarta è arrivata dopo 10 anni dalla... Si voleva tenere basso, Marco. E poi mia moglie si è appassionata moltissimo alla parte dell'estetica e quindi oltre ad avere Solarium, ha avuto un certo successo nella città di Pesaro e in tante altre città, abbiamo creato un locale completamente nuovo nel 2007. Quindi... Aspetta, perché infatti voglio soffermarmi su questo, Marco, però a parte che io, Marco e Silvia ci conosciamo da tanti anni perché abbiamo collaborato anche nel lancio della loro attività, di una delle loro attività a Pesaro, però volevo soffermarmi un attimo per sottolineare questo aspetto nell'immaginario, un po' anche per il nome che gli avete dato, questo Maya Club, nell'immaginario di tutti quelli che magari non hanno mai avuto l'opportunità di approfondire, da voi si fa la lampada, no? Questa è un po' la cosa. Ecco, allora questa cosa qua, che è vera, è vero. Tutte le novità, tra l'altro lo stiamo vedendo, con tutte le novità del caso, perché l'idea della lampada è un po', si è evoluta nel tempo, negli anni e nella tecnologia, però questo in parte è vero, ma solo in parte, quasi mi verrebbe da dire in piccola parte, perché poi il grosso è cresciuto intorno a tante altre attività complementari. Sì, abbiamo voluto sviluppare fortemente la parte dell'estetica, estetica avanzata. E Silvia è la responsabile del negozio e dell'estetica, di tutte le estetiste, ce ne sono 5, 6, 7 se non ricordo. Con i numeri. Con i numeri, perché ce l'occupa lei. Quindi d'altra parte, giustamente... 3-4 figli, vuoi che abbiamo... anche con i dipendenti sia preciso, non sì, ce la possiamo poi infatti lavoriamo insieme da 21-22 anni, quindi non è neanche facile, no? Vivere, lavorare, condividere, ma in realtà è molto bello, nel senso che poi abbiamo diviso i compiti, io faccio delle cose e lei ne fa tutt'altre. Allora aspetta Silvia, spiegami bene che cosa fate, così almeno lo facciamo capire anche ai nostri telespettatori. Allora, diciamo che nasciamo con il concetto del Solarium, poi io quando sono entrata c'era una ragazza che lavorava con noi e che era molto un'estetista molto molto brava. E io quando sono entrato ho detto, ma perché non vogliamo ampliare questa parte, no? Ci sono tante cose da poter sviluppare. E piano piano, col tempo, mi sono appassionata, ho preso la qualifica, ho fatto la scuola di estetica e sono entrata in questo bellissimo mondo. Quindi la parte tua in azienda è quella parte lì. Quella dell'estetica, sì. Quindi le nuove tecnologie, tutto quello che c'è di novità in questo mondo, a partire dal benessere, ma anche estetica avanzata, quindi la cura del viso, del corpo. Abbiamo introdotto da qualche anno il laser per l'epilazione permanente. Quindi diciamo che ogni volta è una scoperta nuova, perché poi il mondo dell'estetica è un mondo che è molto veloce. E anche se rimangono dei caposaldi che potrebbero essere come, non so, il massaggio, tutta l'area olistica, però c'è poi l'evoluzione che è tutta la parte dell'estetica tecnologica, che quindi ti dà il risultato, quello visibile, certo, quindi certo. Sia mente, quindi rilassamento, tutto quello che riguarda la cura dentro, ma anche poi quello effettivamente visibile, come può essere l'eliminazione del pelo, certo, per certo. Esempio, capito? E invece Marco cosa fa? Allora, perché qui, da quello che ho capito, qui c'è un minimo di sbilanciamento adesso, finché lui non mi spiega bene qualcosa. Io adesso non sono più in front office, quindi sono in back office, lavoro dietro le quinte, nella parte amministrativa, che in realtà una signora che amministra con me, che si chiama Giulia Faletra, che è lei che fa tutta la parte del lavoro sporco.
e in più la parte commerciale, marketing e delle strategie. Infatti le scelte delle tecnologie le scelgo con mia moglie, ma adesso noi tipo abbiamo 2/3 laser, abbiamo il top che c'è sul mercato, tipo l'ultimo laser appena acquistato è un 5000 watt di potenza, quindi una roba veramente incredibile. Abbiamo un'esclusiva, macchinari costosissimi tra l'altro. Ma questo fa la differenza sul mercato. Prima di comprare questo laser, ad esempio, ho girato 1 anno e mezzo, poi chiaramente Silvia è quella che mi dà il benestare, io cerco le aziende, le guardo, le controllo e poi lei che verifica la parte tecnica funzionante. Certo. E soprattutto il polso della situazione per capire se l'investimento viene ricompensato da una accettazione da parte del pubblico. Dopo perché poi alla fine è quello, no? Uno può anche divertirsi a cercare i macchinari più belli per potersene vantare, ma poi se alla fine non c'è abbastanza utilizzo di questi macchinari si rischia di rimanere lì con la cattedrale vuota. Insomma. Sì, difatti ho fatto diversi investimenti, abbiamo sia la parte del benessere, spa, ma quello che funziona più di tutti è che una vera spa non siamo, perché sauna e bagno turco non ce l'abbiamo, anche se facciamo dei percorsi personalizzati, no? Anche ultimamente ci stiamo specializzando anche nelle acne, ad esempio, ma questa è Silvia che crea dei protocolli praticamente personalizzati in base alle aziende che abbiamo e poi ottiene veramente ottimi risultati con le ragazze professioniste che abbiamo. Ricordiamo che qualcuno girando può imbattersi in più situazioni, più volte nel vostro marchio, ma non è sempre una cosa gestita in prima persona da voi. Voi siete in via Ponchielli 79 a Pesaro. E qui okay. Poi per esempio guardando sul sito io rilevo anche un via del Ponte 66 a Fano, però quello è sempre nostro, abbiamo dato in affitto d'azienda a 2 ragazzi molto bravi che stanno gestendo questa realtà, in quanto noi più di 10 anni fa, avendo 3 figli quella volta piccoli, no, dopo abbiamo fatto il quarto nel 2014, non riuscivamo a gestire completamente questa realtà. Noi una volta avevamo solo abbronzatura, ce n'erano 6-7 gestiti da noi direttamente, che era solo abbronzatura, ma l'estetica è un settore molto più complesso, molto più personalizzato, va seguito in maniera molto più assidua. Certo. E quindi non riuscivamo a gestirlo. Quindi poi sempre dal sito Montecchio, invece Montecchio apre un discorso ancora più interessante Montecchio, perché c'è l'idea di franchise. Sì, ce ne sono altri 3, tra le altre cose Rimini, Miramare e San Marino. Montecchio è un ragazzo che era stato uno dei miei primi clienti a Miramare di Rimini, esattamente nel 91-92, e poi nel 2008 l'ho incontrato per caso, e si è appassionato e si è comprato questa realtà. Ma io credo che quando un marchio, al di là del fatto di appunto avere una competenza diretta e personale, riesce a diventare una garanzia non solo per i clienti ma anche per gli imprenditori che decidono di aprire un'attività affidandosi a tutto quello che voi avete creato, costruito, studiato e realizzato, credo che sia un bel traguardo. Sì, no, interessante. Adesso stiamo lavorando su un nuovo marchio che si chiama Epilmaia. Dovremmo fare un centro specializzato solo per l'epilazione, sia laser che non. Insomma, sti peli non li secondo sopporta nessuno. Secondo a Pesaro. Sì, e sti peli non li sopporta nessuno? Nessuno, no. La problematica del pelo è importante. Sì. Noi non guardiamo il normopelo, ma ci sono delle persone che hanno veramente delle patologie importanti, quindi diciamo... Non è solo un vanto personale quello di avere la pelle liscia, qui stiamo parlando anche di salute. Donne che ce l'hanno al viso, ad esempio, se ci pensi, non è che si mette a fare la lametta. Certo. Invece qui risolvi il problema. Sì, ci sono problematiche importanti sul pelo, effettivamente. Mi viene da chiedere una cosa strana, perché io mi diverto ogni tanto. Qualcuno che vi fa delle richieste, secondo me, fuori dal mondo, tipo, non so, qualcuno che si vuole, non so, togliere la barba definitivamente. Stiamo trattando le barbe agli uomini. No, vabbè. Uomini particolari. Io ho detto alle ragazze, ci siamo dette in realtà, di scrivere un libro. Stiamo iniziando a scrivere tutte le richieste più strane, ma tutte anche le situazioni più strane che ci capitano, anche di persone ad esempio che fanno la lampada e la lasciano aperta e allora alla fine della seduta era da chiudere. capito, ne succedono di tutti i tipi. Poi ci sarà qualcuno claustrofobico che magari viene adesso c'è la doccia claustrofobica per i claustrofobici perché è aperta sopra, di fianco. L'abbiamo comprata da pochissimo perché ci sono anche loro. Bisogna studiarle tutte. No, ma poi questa qui è una cosa che posso anche immaginare, perché uno si chiude dentro in questa specie di sarcofago. Noi abbiamo trovato la soluzione anche lì. E Scottex. Allora il rotolo dello Scottex lo mettiamo in mezzo, di fianco, così lasciamo così di apertura. Le strategie si trovano tutte. Poi ci sono però anche macchinari aperti comunque. Sì.
che aiutano queste persone. Certo, anche perché nel momento in cui il problema diventa più diffuso, chiaramente l'industria lo affronta e cerca di risolvere. Poi adesso l'evoluzione è l'abbronzatura benessere, che stimola collagene, fibroblasti e elastina. Quindi per ultima cosa abbronza, collega il tuo cellulare col Bluetooth, ascolti la tua musica, questa è la quarta generazione di abbronzatura. Ma infatti su sto fatto dell'abbronzatura devo dire che cioè queste facce bruciatissime non si vedono più in giro, non è neanche più una di moda, vero? C'erano i paninari nel 92, ai nostri tempi sono finiti, i paninari non ci sono più, erano abbronzati in viso, certo, e le mani erano bianche. Adesso no, è abbronzatura benessere, abbiamo tanti medici che ce li mandano per tante malattie, quindi psoriasi piuttosto che vitiligine, acne, reumatismi d'inverno. Ad esempio abbiamo noi a Pesaro un posto molto molto umido, quindi vivere in un ambiente umido, tu ti fai una lampa, ma dei signori di 80 anni, ma di tutte le età, che vengono e dicono, guarda, io la spalla non la giravo, non la muovevo, con una lampada sto benissimo. Certo. E questo in abbinamento con quale tipo di medicina? Cioè chi sono i medici che possono fare questo tipo di prescrizione? Di prescrizione molto il dermatologo. Molto il dermatologo, sì, perché anche la psoriasi adesso è, diciamo, una patologia che è molto molto ricorrente, per cui la lampada asciugando ti dà una sensazione di sollievo, di benessere, come in estate, no? In estate la psoriasi migliora moltissimo, sì, la dermatite lo stesso, quindi come diciamo come dermatologi diversi, ma anche ortopedici, sì. Perché comunque a livello articolare dà molto sollievo. Ma vedi, questa è una bella cosa, a parte che io sono sempre molto contento di fare queste puntate di Casa Rossini, però sottolineo questa cosa, è una bella cosa far sapere esattamente quali sono poi tutte le parti che costruiscono un successo come il vostro, perché distinto, no? Uno rimane sul suo, dice boh, io la lampada non la faccio, bene, sto bene, non mi serve, non mi interessa. Invece saperlo è sempre meglio, cioè sono convinto che sapere le cose è meglio che non saperle, questo come principio. Sì. E saperle dalle persone che le costruiscono, che ci vivono quotidianamente, è una grande potenza della televisione, che permette di portare dentro le case le persone che ci raccontano le loro cose. Volevo aggiungerti una cosa semplice. Certo. Dove facevamo l'assistenza ai bambini, adesso abbiamo due lavatesta, perché mi sento anche alla parrucchieria, perché poi i tempi, le cose cambiano, da abbronzatura prevalente è diventato un centro olistico dove prendiamo a cura la persona a 360 gradi, questo era un po' l'idea sogno, insomma. Già quella volta diciamo che ci si muoveva in ambiti insomma che erano grandi, ma mi immagino che nel tempo chissà quante volte vi sarete detti ma se avessimo più spazio, ma se avessimo... Sì, infatti non basta mai lo spazio. Infatti lo immagino, perché poi soprattutto con le apparecchiature, le attrezzature che comunque sono sempre impegnative anche fisicamente da gestire. Sono grandi, sono importanti. Con lui, che è un vulcano che non la smette mai di fare, facciamo, quindi sì, lo spazio è sempre... Sono per dare le novità, diciamo. Quindi periodicamente io le do, mi annoierei. Come nasce questa, diciamo, la procedura qual è? Allora tu sei lì a casa, tranquillo, che invece di guardare la televisione vai a vedere su internet quali sono le novità, oppure c'è il cliente che ti chiede, magari che Silvia ti riferisce, che il cliente dice ma voi non avete quella cosa che... Sì, diciamo entrambe le cose, nel senso un po' le ricerco, un po' il cliente comunque mi dà le indicazioni, quindi uno... dei segreti, se vogliamo così, del successo è ascoltare il cliente e il cliente ti dice cosa vuole e poi se tu lo accontenti, uno in realtà sono 10-20 che vogliono quello stesso servizio, quindi che in realtà un po' mancano, e quindi alla fine tu dandoglielo praticamente contenti uno, ma in realtà ne hai contentati tanti. Questo è quello che un po' fa, ma dopo io sono un po' così curioso di mio, mi piace conoscere tanto e quindi leggo, studio, ricerco, provo, dopo sai, quando provi qualche volta non tutte le ciambelle riescono col buco, quindi intanto mia moglie periodicamente mi chiede il divorzio, così praticamente ancora dura. Minaccio. Sì. Infatti quando dico che ho quattro figli mi dicono con una moglie sola, perché di solito sono due, guarda, sì, la santa è mia moglie, esatto. Poi sono tutti uguali a lei, quindi no, non sono molto bravi. Tra altre cose, una delle nostre figlie oggi lavora con noi, assunta, diciamo non ha voluto andare all'università, ma è molto brava. Tra altre cose fa la parte di Instagram, no?
oltre a fare la reception, certo. È molto carina, molto solare. Ed estate, quest'estate, per la prima volta ho avuto anche gli altri due, che come collaboratori familiari l'estate io li faccio comunque un po' lavorare. 4 ore, non di più, un paio di mesi, ma serve a loro pagandoli, sì. Perché chiaramente... Certo. La paga viene dal babbo, però, certo. Dalla mamma a casa, dice, però loro è un incentivo al fare, a entrare un po' in questo mondo del lavoro, insomma, certo, anche certo. Se col babbo e la mamma. Insomma. Certo. Però sono molto bravi. Anzi, sono è un molto cambio contenti. Generazionale. Ah, bisogna prepararsi ragazzi, perché quando arriva poi si arriva all'improvviso il cambio esatto, generazionale. Stiamo iniziando a inserire sì, noi, sì. Le nuove leve. Poi perché... non è detto che continuino e faranno la nostra attività, assolutamente. Però avendo comunque però, ben sì. Conosciuto, qualunque scelta è una scelta ponderata, sì. Conoscendola bene sì, l'attività. Esatto. Non è una cosa vista dal di fuori. No. Secondo me è la scelta proprio perfetta. In effetti io ripensandoci, no, era il 2007, mi 2007, dicevi prima, 2007. Per cui sono passati 14 anni, se avevano 4-5 anni all'epoca, adesso ce ne hanno 20, insomma. Esatto. I conti sono facili, vedi? Sì, infatti c'è di sì, che sì. Rimanere passa molto velocemente, loro crescono, la misura è data da quello, quando li vedi sì. Che noi facciamo finta di essere sempre uguali, no? Questa è la nostra percezione, l'illusione. Quella. Sì, noi abbiamo l'illusione di essere sempre uguali, invece i figli, nel mio caso i nipoti, perché io figli non ce li ho, i nipoti che crescono ti danno questa dimensione, a un certo punto ti ritrovi la nipotina, quella piccola che è lì che sta brigando per fare l'università, allora ti dice aspetta, cosa è successo? Esatto, aspetta, cosa è successo? E così insomma. Sì, questa è una parte bella, è anche antidepressiva, tu ci abbronziamo, e ci pensi l'estate, non abbiamo raffreddore, non abbiamo... È una cosa molto bella, no? Che qualche volta manca, diventa un po' come una droga dopo un po' che inizi, sì, perché sì, perché il sole, chi è che non piace il sole? Cioè, è rarissimo, no? Ma secondo me è anche un momento di quei rari momenti in cui, quanto dura una lampada? Io non lo so perché... Un quarto d'ora. È quel quarto d'ora che almeno ludico. Uno... No, sta lì, dice, sì, sì. Quello posso fare, è penso, il mio, e basta. Quello. Mi faccio un regalo a me, non devo fare nient'altro. Esatto, no? Così, sì, per cui serve sì. Probabilmente anche a quello, una serie di cose. Senti, le tendenze nuove, adesso bisogna che qualcosa ai nostri telespettatori che ci hanno seguito, il tempo è volato, mancano pochi minuti, però qualcosa gli dobbiamo dare, qualche stimolino ai nostri telespettatori, qualche tendenza nuova su cosa state lavorando, qualche novità senza voler dire niente, perché poi ve la rubano. Purtroppo però, sì. Però stiamo, qualcosa? Dico purtroppo. Dovremo aprire il prossimo anno un locale nuovo, a 300 metri da noi, in una bella posizione a Pesaro, dove sarà specializzato per il laser e anche per un dimagrimento attivo, diciamo così, nel senso useremo sia macchinari per l'estetica, che ci sarà un ragazzo che farà da personal trainer, che seguirà le persone facendo un'attività di questo genere, attivo o passivo. In questo modo sarà una cosa completamente nuova, mai fatta, diciamo sì. Così. E faremo quindi un check-up personalizzato alla persona e gli daremo un percorso. Certo. E il metodo si chiama Maya H12/24. In 12/24 sedute ti stravolgiamo il corpo. Insomma. Proprio. Allora prepariamoci, io mi preparerò per, sì, anch'io perché me lo regalerò per Staltrano, perché Staltrano io farò un compleanno nel 2022, farò un compleanno di quelli, carini. Sì, quelli secchi. Allora ti facciamo un bel regalo, dai. Ci fratonda a metà, diciamo, dai. Sono a metà di quei percorsi. La prossima scadenza, ragazzi, sarà quella che un po' mi metterà in difficoltà, perché la prossima saranno i 70 e sarà dura. Quest'altrano saranno 65, lo dico pubblicamente qui, anche solo per sentirmi 65 dire. Non li anche importa. Per sentirmi no, dire ma, da tutti magari. Che però insomma così, vabbè, ci penseremo. E invece dal punto di vista così dei clienti, della tecnologia, qualche cosa strana che stanno chiedendo, sulla quale state lavorando, qualche trattamento particolare che ancora non coprite e che invece magari è nell'aria, c'è poco, diciamo. Al momento no, di niente di particolarmente rivoluzionario. Di rivoluzionario. Rifiniture dell'esistente, insomma. Siamo e noi in realtà abbiamo una macchina quantica che usa la fisica quantistica. Che è molto carina, quindi è una macchina che tu non senti niente, ma va a lavorare direttamente sulla cellula dandogli un'informazione giusta, tipo hai la cellulite e un'informazione sbagliata, gli dà l'informazione adatta e lei immediatamente va a posto. È una roba eccezionale, sì, usiamo anche delle acque vibrazionali informatizzate dove ci si è reso conto che il corpo è fatto di acqua e quindi essendo fatto di acqua praticamente tu cosa fai? Gli dai l'informazione giusta e la cellula immediatamente va a posto.
ci può sembrare assurdo, non è così. Perché da film di fantascienza mi verrebbe da dire il futuro. Beh, diciamo siamo avanti. Infatti, avantissimo, avantissimo. Sì, sì. Questa azienda molto carina, ha fatto prima il prodotto, costruiva macchinari, ci ha fatto anche il macchinario, in abbinamento al prodotto, dici ma è acqua? No, perché acqua è informatizzata, qui dà l'informazione giusta per... Senti, organizzate gite guidate, cioè se io vengo a vedere, me lo fate fare un giro e mi spiegate le cose, tour, ma solo io oppure se viene chiunque a vedere? Chiunque, di solito cerchiamo di far vedere, anche perché quando tu entri nel nostro negozio non vedi tutta la parte dietro di quello che è l'estetica, certo. Perché vedi questa reception enorme, però di là devi passare un vetro, devi passare un altro ingresso, esatto. E quindi noi molto volentieri facciamo fare una visita e spieghiamo tutto quello che offriamo, diciamo. Perfetto, e allora diciamolo ai nostri telespettatori a casa, la visita al Maya Club è consigliata, sì. È come un balzo nel futuro, perché ci sono tutte queste novità di cui Silvia e Marco ci hanno parlato, e sicuramente troverete quella che vi stimola di più, vi incuriosisce di più, vi viene voglia di provare, no? Perché poi anche quello è il bello, si fa un tentativo, una prova e poi dopo, guarda, volentieri, senza nessun impegno, accogliamo tutti con grande affetto, sì. Anche se il sorriso adesso è un po' nascosto, grazie al certo, però ci sorridono gli occhi. Dai. Esatto. Abbiamo imparato comunque, lo sai, sì, che c'è stato uno spostamento, abbiamo imparato a rendere gli occhi più espressivi, sì. Proprio per trasmettere emozioni. Questo è son lo dati, specchio studi dell'anima, no? Che hanno rilevato proprio che c'è stato uno spostamento. Sono animali. Siamo animali che si adattano. Va bene, il tempo è volato, ragazzi, grazie. Io lo sapevo perché stando con voi e con amici che conosco da tanti anni, parlando di cose così interessanti, ero certo che sarebbe volato più che in altre occasioni, ma in realtà è quasi sempre così, ve lo confesso. Grazie, grazie a voi, grazie. ai nostri telespettatori per averci seguito in questa puntata di Casa Rossini. L'appuntamento è a una prossima puntata, e ancora grazie a Silvia e Marco del Maya Club. Grazie Paolo, grazie. Ciao.